Buongiorno, come va la vita? Come state? Avete passato un buon fine settimana? Spero di sì, dai! Le vacanze sono finite, Fisio Podcast ritorna tutti i lunedì per offrirvi contenuti sempre nuovi e interessanti. Questa settimana abbiamo un altro ospite, il collega dottor Gianpietro Mainardi, fisioterapista e osteopata, nonché inventore dell'innovativo sistema posturale Fix-Sit. Gianpietro ci parlerà di Fix-Sit, come è nato, quali sono le possibili applicazioni e ci parlerà anche dell'esclusivo metodo ABC di valutazione posturale. Infine darà alcuni consigli a chi, come lui, vuole lanciarsi nel mondo imprenditoriale. Perché le idee, quelle buone, vanno coltivate e portate avanti con tutti i mezzi disponibili. Siete pronti? Attaccati nelle cuffie, al Bluetooth, al Dolby Surround, dove volete, si comincia! A cura di Fisioterapia in Appennino. Ciao Gianpietro, benvenuto a Fisio Podcast. Ciao Alessandro, grazie a te per l'intervista e complimenti per il servizio che stai svolgendo con Fisio Podcast, lo trovo una grande iniziativa. Come sempre nelle interviste comincio con una domanda di presentazione. Chi sei e di cosa ti occupi? Dunque, io sono un fisioterapista, osteopata e sono principalmente una persona molto curiosa che da quando si è laureata ormai tanti anni fa non ha mai smesso di fare formazione, nel senso di essere curioso su tanti aspetti del nostro settore. Quando ho iniziato la scelta formativa post-universitaria non era pazzesca, però diciamo che c'erano già tante realtà molto interessanti. Mi sono avvicinato da prima al mondo della riabilitazione neurologica con il metodo Cabat, poi il Bobat, ho fatto Mesier, ho fatto un master in terapia manuale, ho fatto stecco, ho fatto osteopatia e tanti altri corsi che vanno dal chinese piuttosto che le solette propriocettive e tante altre belle cose. E diciamo che negli ultimi anni mi sono occupato principalmente di postura, che mi piace molto, avvicinandomici grazie a mia moglie che è un'ortodonzista specializzata in odontostomatologia, e allora mi sono affacciato molto alle correlazioni importantissime che ci sono tra ATM e resto del corpo. Ho lavorato molto in ambito sportivo, iniziando prima con il rugby tanto tempo fa, levandomi grandi soddisfazioni, trattando anche la nazionale italiana, la nazionale argentina. Sono riuscito ad andare nel 2015 alle Olimpiadi Universitarie in Corea, grazie al CUSI, che è il Centro Universitario Sportivo Italiano, lavorando con la nazionale di nuoto, pallanuoto, atletica e tante altre belle cose. Come dicevo, da poi anni a questa parte mi occupo principalmente di postura, ho fatto recentemente anche dei corsi di posturologia che trovo molto interessanti. Veniamo quindi all'argomento di oggi, Fix-Sit. Come e quando nasce? Allora, Fix-Sit nasce proprio dal fatto che una volta un paziente 4-5 anni fa gli avevo fatto una solita di queste propriocettive e gli chiedo come andava, come si trovava, e lui mi dice: guarda, la solita va benissimo durante il fine settimana, perché stava in piedi ovviamente durante il fine settimana, ma durante la settimana io passo la mia vita seduta alla scrivania. All'epoca facevo assistenza alla docenza in una scuola di osteopatia e avevo fatto un bellissimo corso su Desjardins, che è un chiropratico americano che usa questi cunei che vanno posizionati sotto la pelvi in posizione supina per andare a lavorare sul paziente, sulle torsioni pelviche e quant'altro. E ho fatto uno più uno nella mia testa e ho detto: perché non creare un sistema propriocettivo, dinamico, che vada a far lavorare appunto il mio paziente anche quando sta seduto? E da lì pian piano è iniziato il lavoro sull'ideazione appunto di Fix-Sit. Oggi sono passati 4 anni dall'ideazione, dopo un annetto dalla progettazione abbiamo fatto vari studi, abbiamo dovuto fare la certificazione CE, abbiamo dovuto farlo diventare un presidio medico di categoria 1, abbiamo dovuto brevettare tutto il sistema ed oggi una realtà consolidata che appunto sta prendendo piede in diverse parti del mondo con grandi soddisfazioni. Per cosa si utilizza Fix-Sit? E quindi niente, viene utilizzato per 3 principali motivi, che sono mantenere, correggere e prevenire. Ora, vado a mantenere dove il paziente ho raggiunto degli obiettivi con lui e quindi voglio sì che la postura seduta non vada a creare dei
degli scompensi tali per i quali lui debba tornare da me con una ciclicità, qualora il paziente ovviamente non faccia degli esercizi, non faccia dell'attività fisica, che è molto importante, o comunque per integrare anche ad essa e far sì che la qualità della vita a fine giornata lavorativa, chi passa molte ore sedute, sia migliore. Va a correggere quelle disfunzioni meccaniche che sono altrimenti difficili da andare a correggere, per esempio nei casi di patologie neurologiche, come per esempio nel Parkinson, dove la rigidità, l'atteggiamento camptocormico vanno a creare appunto una chiusura da parte del paziente, e va a prevenire soprattutto nei ragazzi in fase evolutiva quelle disfunzioni posturali che portano poi a atteggiamenti scoliotici importanti. Nel corso dell'evoluzione c'è stata un'inversione di tendenza, diciamo, riguardo la postura. Passiamo sempre più tempo seduti che in piedi. Penso alle segretarie, agli impiegati, ma anche ai bambini e agli adolescenti. Quali sono le conseguenze a livello muscolo-scheletrico, ma anche viscerale, di questo mantenimento prolungato della postura seduta? Esattamente, basta pensare che circa 100 anni fa il 70% della popolazione mondiale aveva un'attività lavorativa dinamica, principalmente in posizione eretta, in ortostatismo, e il 30% invece era una posizione statica, seduta. Oggi, dopo 100 anni, c'è stata un'involuzione, come la chiamo io, cioè le persone sono passate da un'attività lavorativa dinamica alla maggior parte, quindi il 70% si calcola circa 70-75% della popolazione mondiale che vive e lavora da seduto, in una posizione sedentaria, e che passa circa dalle 6 alle 8 ore sedute al giorno, che sono molte. Diciamo che questa cosa colpisce non soltanto gli impiegati o le persone che vivono in ufficio, ma ovviamente va a colpire anche i bambini, gli adolescenti, come dicevo prima, con conseguenze muscolo-scheletriche importanti, anche a livello viscerale, tant'è che ci sono degli studi di evidenza scientifica usciti da poco in America e in Australia, che dimostrano come la posizione seduta vada a creare anche una ptosi viscerale, cioè un abbassamento delle strutture viscerali, come per esempio in primis il diaframma, ma anche stomaco, fegato, colon e vari tessuti appunto del nostro addome, e va a creare appunto una trazione verso il basso anche di pleura, pericardio, quindi va a dare anche un'importante conseguenza sui polmoni e sul cuore, creando evidenti problematiche. E quindi come funziona Fixit? È un sistema passivo di correzione posturale o va più a fondo a livello anche propriocettivo? Allora, no, Fixit lavora in modo assolutamente propriocettivo. Le ortesi meccaniche che fissano il paziente in una posizione non mi sono mai piaciute e le trovo anche un po' di vecchia scuola, un po' vetuste come discorso, mentre la propriocezione riesce a far sì che il paziente vada a lavorare con la propria postura anziché dover essere fissato in una determinata posizione. Fixit lavora proprio interponendo tra la seduta, cioè il cuscino, e la sella, la base dove il paziente, dove appoggeremo il cuscino, dei bottoni che hanno delle altezze diverse, degli spessori diversi, che permetteranno appunto di lavorare sui tre piani dello spazio, cioè i normali supporti per la seduta presenti in commercio oggi lavorano soltanto sul piano sagittale, portando la persona da una cifosi a una lordosi. In realtà vanno a correggere mezzo parametro, neanche un parametro intero, perché ovviamente la persona iperlordotica, usufruendo di quel tipo di ortesi, andrà solo che a peggiorare la sua situazione, andando a creare una sindrome da contatto delle fascette articolari, soprattutto alle 4 alle 5. Quindi c'era bisogno di creare qualcosa che fosse adattabile a tutti i vari tipi di fenotipi posturali, e si può agire sul piano frontale, sul piano trasverso e sul piano sagittale, lavorando sulla traslazione, sulla rotazione e sulla flessa estensione, in modo tale da dare un parametro compensativo al paziente di lavoro propriocettivo fatto su tutti e tre i piani dello spazio. E al contrario appunto delle ortesi meccaniche, la propriocezione riesce inoltre a dare appunto quell'informazione in più per far sì che il paziente da T0 a T1, cioè dal momento di non seduta e di utilizzo appunto con la seduta, abbia dei cambiamenti a livello di range articolare già importanti. E se il lavoro sulla propriocezione è davvero fondamentale nell'utilizzo di Fixit, quanto è importante la presa di coscienza da parte del paziente riguardo il suo problema? È importantissima la presa di coscienza da parte del paziente, tant'è che il metodo di valutazione che vi citavo poc'anzi è un metodo di valutazione che viene chiamato ABC, anch'esso che è stato brevettato e inventato da noi, dove
La postura viene fatta capire al paziente in modo coscienzioso, cioè io faccio sempre questo esempio: se ci insegnassero a guidare una macchina che ha 5 marce e ci dicessero e noi fossimo convinti che questa macchina ha soltanto 3 marce, dopo un po' il nostro motore si romperebbe. E questo succede con il nostro corpo, perché spesso e volentieri, quasi mai, troviamo persone che hanno una coscienza della propria postura. La postura ABC è proprio data dal fatto che esistono i fenotipi posturali. Esistono principalmente due fenotipi e questi fenotipi esistono per il fatto che noi dobbiamo affrontare in primis la gravità. E quando ci alziamo in piedi, sin dai primi anni di vita, noi decidiamo di far sì che la postura non aggravi su noi, compensando, traslando il bacino da una parte o dall'altra, ma a seconda che io lo trasli verso sinistra o verso destra, avrò diversi schemi fisiologici che sono normalissimi, che però se vanno a essere esasperati, andranno a cadere in quello che chiamiamo postura C. E lì basta veramente poco, basta una distorsione di caviglia, basta un problema della vista oppure un problema legato alla temporomandibolare a far sì che questo schema vada ad alterarsi. Ecco, stare seduti per 40 ore a settimana va ad alterare questi schemi. Poi c'è un po' di tutto in mezzo, ci sono anche le emozioni da parte del paziente. Le emozioni, per quanto mi riguarda, governano moltissimo la postura, ma anche, come dicevo prima, i visceri e i loro mezzi di unione collegati alle nostre costole o alla nostra colonna vertebrale agiscono in modo importante. Quindi sì, è molto importante che il paziente prenda coscienza della propria postura in modo tale che si renda conto delle sue disfunzioni posturali in modo semplice e dinamico. Quindi è possibile un utilizzo anche a livello di patologie neurologiche, non so, Parkinson, esiti di ictus? Sì, lo accennavo prima quando dicevo che Fixit ovviamente agisce in tre situazioni: per mantenere, correggere e prevenire. La correzione può avvenire anche per disfunzioni muscoloscheletriche, però la mia mandibola è caduta nel momento in cui ho creato un Fixit per un parkinsoniano e ho visto questa persona a tratti avere degli atteggiamenti dove smetteva di tremare. E questo perché? Perché si incausa un inganno delle vie spinotalamiche, un inganno, scusate, delle vie spinotalamiche che fa sì che il paziente esca da un pattern patologico continuo come quello del Parkinson, dove abbiamo appunto tre importanti aspetti che sono la rigidità, l'atteggiamento camptocormico e appunto il tremore a riposo. Stiamo in questo momento finendo di fare degli studi presso un'importante università italiana sui malati di Parkinson e la cosa interessante è che queste persone cambiano proprio faccia quando si siedono su Fixit, come se fossero ingannate per un momento da questo sistema che però poi si protrae nel tempo e queste persone riescono a fare degli esercizi che prima non riuscivano a fare di lateroflessione, rotazione, inclinazione, flesso e estensione, che permette loro di avere un aumento della mobilità articolare, dell'aumento del ROM, ma pensate per esempio a una persona che ha una protrusione discale importante, che non riesce a stare appoggiata su un lato. Io con Fixit sono riuscito a far fare degli esercizi di inclinazione laterale della colonna laddove c'era proprio una compressione a livello discale e questa cosa andava a aumentare, a facilitare e a migliorare la riabilitazione stessa, tant'è che viene usato anche come ortesi per fare degli esercizi. Addirittura in Messico, in Canada, negli Stati Uniti lo usano per fare il Pilates, perché se una persona fa il Pilates in assenza di dolore, migliorerà sicuramente il movimento e soprattutto dopo l'esercizio si sentirà ancora meglio. Come si utilizza Fixit? Basta comprarlo ed è ready to use? O è necessario fare dei corsi per imparare la giusta metodologia di valutazione posturale? No, non è ready to buy, nel senso che per riuscire a configurarlo in modo corretto al paziente, innanzitutto bisogna essere laureati in fisioterapia o medicina, aver frequentato il corso di formazione. Perché bisogna essere laureati? Perché il corso di formazione non è banale, richiede una conoscenza di biomeccanica abbastanza approfondita, anche se poi è facile da capire in quanto i test che noi andiamo a fare sul paziente sono molto semplici e intuitivi. Però ovviamente più esperienza una persona ha a riguardo, più ne sa di biomeccanica, posturologia, terapia manuale, più potrà integrare questo sistema nel suo lavoro. Per esempio nelle tecniche di BSO, dove io vado a lavorare
lavorare sulla rotazione della colonna vertebrale è molto utile a evitare il paziente il dolore durante la manovra stessa. E poi oggettivamente è importante usarlo bene, perché essendo un'ortesi semplice ma complessa, se usata male può essere addirittura peggiorativa nei confronti del paziente. Quindi saper fare una buona valutazione è molto importante, e è un limite sicuramente a livello commerciale, ma a me non interessa un granché, mi interessa che le persone stiano meglio. Quindi sicuramente per partecipare ai corsi è necessaria una formazione importante alle spalle, e non è proprio una cosa immediata. Mentre per quanto riguarda il corso di valutazione posturale ABC, quello è aperto anche ai fisioterapisti, magari alle prime armi, che possono imparare a fare una valutazione nuova, dinamica, non standard, come quella che è magari il test di Gillet o il test di Downing, dove c'è una scarsa affidabilità legata appunto al fatto che il tatto, la sensibilità, la manualità del terapista sono diverse da persona a persona. E anche gli ultimi recenti studi, soprattutto quelli di Cook, dimostrano che ha una scarsa sensibilità e affidabilità. La ricerca della postura ideale, cosa ne pensi? La postura ideale non esiste, esistono, come dicevo prima, due fenotipi posturali, e da quelli ci sono mille compensi che possono derivare da catene ascendenti, discendenti, legate a aderenze viscerali, alla bocca, agli occhi, ai piedi. Però ricordate sempre che tendenzialmente la postura ideale è quella che va bene al paziente, perché che lo fa stare bene, che non gli dà dolore. Quindi anche una postura antalgica può essere considerata una postura ideale in un certo contesto. Nel contesto patologico è questo, ma nel contesto fisiologico una postura ideale va indicata al paziente, in quanto va indicata il suo fenotipo posturale, per far sì che lui non cada in un atteggiamento posturale patologico, come potrebbe essere quello di chi passa la vita in piedi e passa sempre un appoggio monopodalico sempre sullo stesso lato. Questo va a causare un accorciamento della catena posteriore della gamba su cui appoggia sempre, e un accorciamento della catena anteriore sulla gamba controlaterale. Quindi diciamo che il fenotipo posturale è un pochettino di più quello che rispecchia anche le ultime evidenze scientifiche a riguardo, dove spesso e volentieri noi vediamo persone che hanno una postura esteticamente brutta, che non interessa a nessuno, in quanto spesso e volentieri queste persone, anche con una brutta postura, sono totalmente asintomatiche dal dolore. Quindi il dolore è una manifestazione non soltanto di una postura errata per quanto riguarda l'estetica della postura, ma spesso e volentieri di una postura errata si celano dei fattori emozionali, dei fattori legati ad abitudini sbagliate, anche alimentari, e anche a non esercizio fisico, a non attività fisica, che vanno a portare appunto a un'ipomobilità, a uno stress eccessivo di determinate catene muscolari a discapito di altre. Però noi siamo fisioterapisti, basta fix it o si possono associare trattamenti fisioterapici o osteopatici? Assolutamente no, Fixit non è un'ortesi che va usata al posto del trattamento, ma come dicevo prima serve per mantenere spesso e volentieri quello che andiamo a fare noi sul paziente, ma può essere anche usata come un'ortesi per far sì che noi possiamo far fare dei movimenti al paziente laddove appunto questi movimenti sono limitati dal dolore. Un esempio molto pratico mi è capitato pochi giorni fa di una mia paziente che ha avuto una brutta frattura della colonna a livello delle spinose di L2, L3, L4, ha indossato un busto C35 per diverso tempo, per un mese e mezzo, due mesi, e aveva una limitazione funzionale alla flessione. E allora cosa ho fatto? Ho lavorato con la mia paziente, con la terapia manuale, con la terapia fasciale, con la manipolazione e quant'altro, e poi per andare a lavorare per esempio per allungamenti strutturali ho usato le tecniche di muscolo energia con l'utilizzo di Fixit. Era molto interessante vedere la faccia della mia paziente, che riusciva ad avere una flessione di un certo numero di gradi senza, e subito dopo l'utilizzo del Fixit, immediatamente, perché il T0 e il T1 di Fixit sono immediati in quanto la propriocezione agisce a livello istantaneo, sono andato a fare queste tecniche muscoenergia aumentando il ROM in modo radicale nel giro di poco e niente. Si possono usare anche tecniche funzionali strutturali, dove io posso andare a peggiorare un pattern di un paziente per poi andare a riconfigurarlo immediatamente dopo e andare a lavorare. Oppure, come dicevo prima, le tecniche di manipolazione da seduto, le BSO, le lift off e quant'altro, è molto valido perché posso andare a ampliare il ROM e quindi avere una manipolazione più efficace e più potente. E la prevenzione? Non se ne parla mai, ma bisognerebbe.
La prevenzione è fondamentale e da quando mi sono affacciato al mondo asiatico ho dovuto soltanto che imparare da loro. Pensate che a Taiwan c'è un obbligo di visita medica che è 2 volte l'anno, in cui il paziente paga, e se poi il paziente sta male e deve tornare dal medico, questo viene rimborsato perché è un fallimento da parte del medico. Qua parliamo di una cultura millenaria dove, quando gli imperatori Ming si ammalavano, i primi a essere licenziati erano i medici in quel contesto. E quindi io insisto moltissimo sulla prevenzione. È anche vero però che il 90% dei pazienti a cui io do degli esercizi specifici mirati sulla propria postura, individuati appunto in base al pattern fisiologico che hanno, grazie alla valutazione ABC, dove posso valutare quale schema è predominante rispetto ad un altro, insegnarlo al paziente, non fa gli esercizi che gli vengono dati in modo corretto, o non li fa in modo continuativo, o li fa per un determinato tipo di tempo e poi smette di farli quando raggiunge il benessere. Questo è un po' un fattore socioculturale. Qua in Europa e soprattutto in Italia siamo un po' abituati a stare male e a rivolgerci al fisioterapista, al medico, quando stiamo male, pretendendo che esso abbia la bacchetta magica. È veramente difficile trovare un paziente che sia attento ad eseguire gli esercizi che gli diamo, funzionalmente parlando quasi mai riescono a fare esattamente tutto quello che gli diciamo. Diciamo che con la valutazione ABC questo migliora un po' di più, perché per esempio quando io faccio vedere un pattern a un paziente, spesso e volentieri lui dice: cavolo, non è vero, non mi sono mai accorto di questo, e la volta successiva mi dice: ma sai che avevi ragione, allora io. E questo è proprio il discorso sulla presa di coscienza. Nel momento in cui il paziente se ne rende conto in modo consapevole, allora lì è un po' più facile. Però sì, la prevenzione è assolutamente importantissima e io insisto molto sull'argomento. Possibili applicazioni nello sport ce ne sono? Allora, assolutamente sì, perché ci sono sport che vanno fatti da seduti. Pensate semplicemente al rowing, al canottaggio. Noi abbiamo un atleta paralimpico che utilizza un sistema Fixit adattato sulla seduta del canottaggio, e da quando la usa ci dice che riesce a avere una performance migliore e soprattutto a non avere dolore dopo la gara. Questo è un atleta che ha vinto i campionati europei, è arrivato secondo ai campionati paralimpici di rowing mondiali che si sono stati fatti l'anno scorso a giugno. E poi abbiamo atleti che lavorano nel mondo, che appunto lavorano nel mondo del rally, e abbiamo integrato Fixit all'interno della seduta della macchina da rally, perché nella macchina da rally la forza G, l'accelerazione di curva soprattutto, fa sì che il paziente, e la paziente non è un paziente, l'atleta, usi le tuberosità ischiatiche per compensare appunto la forza di spinta laterale. Quando il paziente ha un bacino che è allineato perfettamente con il suo asse e ha un sacro quindi orizzontalizzato, riesce a riuscire a gestire meglio le curve, e anche qui in questo caso, dopo le gare, che sono decisamente brutali per quanto riguarda gli impatti e le vibrazioni sulla colonna vertebrale, dice che ha dei grandi benefici. Stiamo cercando di riuscire a integrare questo sistema in tutte le automobili, cosa non è semplicissima, perché ovviamente contattare un'azienda che si occupa di automotive a livello mondiale o europeo non è proprio cosa semplice, ma ci stiamo arrivando grazie alle sperimentazioni che stiamo facendo in tutti questi contesti. Ora ti faccio una domanda più commerciale, più imprenditoriale, che può essere utile a chi dei nostri ascoltatori volesse avviare un progetto come hai fatto tu. Come si sviluppa un brevetto, dall'idea al prototipo allo sviluppo? Grazie per la domanda, è una domanda che mi intriga molto, perché è molto bello, è molto soddisfacente, e consiglio a tutti di lanciarsi un'idea, svilupparla, portarla avanti con i vari fallimenti, con i vari successi, con tutto quello che ne consegue. Ora, per scrivere un brevetto non è proprio semplicissimo, nel senso, intanto dovete rivolgervi a un ingegnere che si occupa di brevetti. Calcolate che un brevetto deve rispecchiare 3 grandi parametri, che sono l'applicabilità industriale, la novità assoluta e l'idea innovativa, e non è proprio semplice riuscire a azzeccare tutti questi 3 fattori. Diciamo che con il sistema Fixit abbiamo avuto molta fortuna. Io ho scritto questo brevetto nel giro di 2 notti, perché avevo quest'idea che mi balenava in testa, volevo svilupparlo, e dopo qualche mese, quando abbiamo mandato al comitè europeo la domanda, abbiamo ricevuto un feedback incredibile, che è quello di white sheet. Il white sheet è un brevetto, cioè foglio bianco, che non ha nessuna rivendicazione, e l'ingegnere dei brevetti che mi ha chiamato mi ha detto: guarda, è una cosa molto buona, adesso vediamo a livello mondiale cosa succede.
E poi dopo 7 mesi, quando è arrivato il responso dall'International Committee dei brevetti, ho pianto dalla gioia per la prima volta in vita mia, dopo i miei figli ovviamente, dopo la nascita dei miei figli ovviamente, perché abbiamo riscontrato anche in questo caso nessuna rivendicazione in tutto il mondo. Fixit attualmente è un brevetto depositato in tutto il mondo, ed è stata una grande soddisfazione. Quindi, come prima cosa, rivolgersi a un ingegnere dei brevetti serio, spiegare l'idea. Lui sarà il primo a dirvi: guarda, sì, si può fare, guarda, no, non si può fare, vabbè, ci proviamo, vediamo com'è. I costi sono intorno ai 3.000-4.000 euro a seconda di quante volte ve lo rimandano indietro, per correggere appunto quei protocolli che non rispecchiano o esistono già delle rivendicazioni. Il nostro abbiamo avuto un rimborso di 1.500 euro proprio perché non abbiamo avuto nessun tipo di rivendicazione, come dicevo prima. E poi c'è tutto il discorso della certificazione CE e del riconoscimento come ortesi medica. Calcolate che per riuscire a essere riconosciuti come ortesi medica bisogna dimostrare il suo funzionamento, quindi bisogna fare dei test scientifici, inviarli alla commissione. La commissione poi deciderà di dire che sì, siete un'ortesi medica, no, non lo siete. Stessa cosa vale per il discorso della certificazione CE: il materiale deve essere un materiale medicale, non deve dare nessun tipo di problema, eccetera eccetera. Ovviamente più l'ortesi o il macchinario o l'idea è pericolosa, più tempo avrete da perdere dietro alle varie certificazioni e quant'altro. Con una certificazione CE e un riconoscimento come ortesi medica di categoria 1, come nel nostro caso, entrare negli altri paesi non è così difficile. È un po' più difficile per quanto riguarda il brevetto. Noi attualmente siamo in 25 paesi nel mondo e sono tutti paesi, diciamo, a livello brevettale semplici. Ci sono dei paesi più complicati di altri, dove viene riconosciuto ma non viene riconosciuto, oppure il costo di mantenimento in un paese, come per esempio nei paesi arabi, è molto 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 elevato, e quindi poi una volta che si entra in un mercato si deciderà se o meno continuare in quel paese piuttosto che. Per lo sviluppo, io nel nostro team ho inserito un ingegnere biomedico e un disegnatore grafico per fare cose che io non sono in grado di fare, quindi la scelta dei materiali, la produzione, lo stampaggio e quant'altro, e anche il disegno stesso. Ci siamo rivolti a una grandissima azienda italiana che si chiama Film Project, sono quelli che fanno le Crocs, che fanno le Obag. E abbiamo fatto un prototipo. Questo prototipo doveva rispecchiare determinati canoni, che sono quelli del fatto che fossero tutti uguali, configurabili allo stesso modo, e ci è voluto molto tempo a fare questo. Il nostro ingegnere, il nostro grafico sono stati molto bravi, ma sono stati molto bravi anche a livello di industria, di azienda, Film Project, e noi abbiamo trovato un modo di realizzazione che è il termostampaggio induzione, cioè ci sono dei piccoli pallet di questo materiale che non è un PA EVA ma è un extra light, quindi un materiale particolare brevettato anch'esso, che ci ha permesso di sviluppare Fixit in tempi abbastanza brevi. Però calcolate che un'azienda così grande ti richiede una produzione minima di almeno 5-10 mila pezzi. Noi ovviamente non siamo ricchi e abbiamo fatto un crowdfunding. Io all'epoca non sapevo neanche cosa fosse un crowdfunding, avevo visto giusto siti di startup dove ti propongono di mettere un'idea e poi ti danno dei soldi, ma non ci ho creduto un granché. Se non che una volta, parlando del mio progetto con un mio paziente, mi dicevo: guarda, io sarei interessato, se tu sviluppi questa cosa io sarei disposto a mettere dei soldi in cambio delle quote. Ecco, quello che ho fatto è stato questo. Nel giro di 4-5 mesi ho venduto il 20% della società a singole quote o anche a più quote a 20.000 euro l'una, e siamo riusciti a raccogliere ad oggi, perché poi c'è stato un refund del capitale, mezzo milione di euro. Con questo mezzo milione di euro siamo riusciti a fare tutta la produzione, a gestire i costi iniziali, e ora pian piano stiamo rientrando con i vari ordini in giro per il mondo. Ma non è stato assolutamente semplice, ma è stato veramente molto bello, e io lo consiglio assolutamente a tutti di lanciarsi nelle proprie idee, nei propri credi e di andare avanti. E quali sono le difficoltà nello sviluppare un brevetto e avviare un progetto di questo tipo? Dunque, uso una frase che è molto appropriata in questo senso: nessuno è profeta in patria. Io pensavo che portare Fixit in Italia sarebbe stata la prima tappa, ed è andata anche abbastanza bene. Abbiamo fatto 26 corsi di formazione il primo anno,
formando più di 400 fisioterapisti in tutta Italia, ed è stato anche molto bello, però diciamo che da lì a essere distribuiti nel nostro paese non è stato proprio semplice. Io ho riscontrato molta diffidenza, molta freddezza e molta paura di investire nel nostro paese, cosa che invece all'estero fortunatamente non ho riscontrato. Sì, se io non fossi madrelingua inglese sarebbe molto difficile adesso, ma da quando mi sono affacciato a Medica, che è la più grande fiera medicale d'Europa, l'anno prima abbiamo fatto Expo Sanità, molto bella, una buona visibilità, molto divertente. Io amo esporre nelle fiere, lo trovo molto divertente, sono una persona a cui piace far vedere il prodotto, far capire come funziona, l'ho mostrato a molti colleghi, ci ha portato degli ottimi risultati per quanto riguarda il discorso dell'iscrizione nei corsi, però a livello di distribuzione abbiamo concluso nessun contratto. Mentre Medica siamo tornati da Düsseldorf con 70 paesi interessati, da questi ci hanno contattato da Taipei, dall'India immediatamente dopo, poi da lì Messico, Canada, Stati Uniti, Norvegia. Adesso abbiamo un contratto che è distribuzione mondiale con Red Cord, Nurac, quel sistema di corde che vengono giù dall'alto, a cui siamo piaciuti molto, e pensano che il nostro sistema possa essere integrato con il loro, e quindi ci stanno portando in altri paesi. Adesso devo andare a Malta, andrò di nuovo in India, andrò in Giappone, andrò in Australia, di nuovo, dove ho conosciuto Jenny McConnell, che è una grandissima professionista, a cui è piaciuto moltissimo il sistema. Diciamo che il fatto di essere madrelingua inglese ci ha aiutato in modo importantissimo, nel senso che anche avviare ricerca in paesi stranieri dove c'è un po' più serietà che qua in Italia, nel senso che anche qua siamo bravissimi a fare ricerca, non sto dicendo questo, sto dicendo che purtroppo spesso e volentieri per fare un dottorato di ricerca chiedono una sponsorizzazione che è prettamente economica, mentre per esempio in Australia, a Singapore, in Messico, in Stati Uniti non serve nessuna sponsorizzazione, serve una bella idea, serve un bel progetto, e da lì poi si parte e si fanno tante belle cose. So che sei madrelingua inglese. Quanto è importante nel nostro lavoro conoscere bene l'inglese? Te lo chiedo perché in Italia la conoscenza delle lingue straniere, mi permetto di dire, è un po' scarsina. Dunque, conoscere l'inglese nel nostro mestiere, se lavoriamo in Italia, diciamo che a livello di lavoro non comporta alcun problema, a meno che non si lavori in zone turistiche, appunto, dove si deve parlare magari l'inglese, come capita qua in Riviera, in Liguria o da altre parti in Italia. Ma se invece ci si vuole un po' apportare agli studi scientifici, per esempio, che sono praticamente sempre tutti scritti in inglese, o le grandi letterature, pensare al Newman, per esempio, che viene tradotto soltanto adesso in italiano, prima era soltanto in inglese, anche se l'inglese scientifico è abbastanza semplice, conoscere l'inglese è importante. Io mi sono trovato a studiare anche in spagnolo, avere docenti spagnoli durante i miei corsi di formazione, non conoscevo lo spagnolo, ma è decisamente più semplice comprenderlo rispetto all'inglese, secondo me. E poi soprattutto se si vuole partecipare a fiere come espositori con una propria idea, un metodo o quant'altro, a livello internazionale l'inglese è fondamentale, anche perché portare un prodotto, come nel mio caso, all'estero è stato un grande vantaggio, come dicevo, per quanto riguarda appunto portare iniziare nel proprio paese o iniziare nell'estero. Quindi la conoscenza dell'inglese mi ha permesso anche di ottenere, per esempio adesso ottobre andrò in India di nuovo perché mi hanno chiesto di insegnare appunto questo metodo di valutazione che faccio, più i trattamenti legati appunto a questo metodo di indagine, e Taipei stessa cosa, per esempio parlano solo inglese, ma anche Messico è più facile che io faccia lezioni in inglese piuttosto che in spagnolo, quindi sì, molto molto importante. Bene, direi che abbiamo raccolto diverse informazioni. Gian Pietro, io ti ringrazio per la tua disponibilità e spero di risentirci per collaborazioni future. Ciao. Grazie a te Alessandro, complimenti per Fisio Podcast, lo trovo un servizio eccezionale e sono queste le cose che vanno attuate secondo me nel nostro paese, perché siamo un paese pieno di estro e c'è soltanto il bisogno di metterci un po' di faccia, e quei pochi colleghi che ce la stanno mettendo fanno soltanto che bene alla nostra categoria. Grazie a tutti, per informazioni contattatemi in privato e sarò lieto di darvene ulteriori. Grazie, ciao. Bene, anche per questa settimana è tutto. Ringraziamo il dottor Mainardi per la sua disponibilità e chiarezza. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e che vi sia stato utile.
Se vi piace questo podcast, sareste gentili a lasciare una valutazione di 5 stelle su Apple Podcast o iTunes. Sarebbe di utilità per rendere più visibile il podcast e raggiungere altri utenti. Potete anche condividerlo con amici, colleghi e ricordatevi di visitare la nostra pagina Facebook. Potete diventare sostenitori del progetto facendo una donazione a www.paypal.me/fisiopodcast. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione. Cosa dire? Vi auguro una buona settimana e vi aspetto lunedì con una nuova puntata di Fisio Podcast. Ciao! His hand is slipping longer than the breath is now stopped.